Ciao a tutti. Allora, oggi ragazzi vi vorrei parlare di una console che potremmo definire tranquillamente di nicchia. Di nicchia ha un significato abbastanza ampio, paradossalmente, perché di nicchia possono essere quelle console che non sono mai arrivate in Italia, quelle console che sono arrivate in Italia o in Europa e hanno avuto vita breve, e tutte quante quelle console che invece non sono mai arrivate e sono restate soltanto in un mercato giapponese. Ed è questo il caso della Casio Lupi. La Casio Lupi è questa console che è nata prevalentemente per un pubblico femminile. Perché ha suscitato interesse nei miei confronti? Per un paio di caratteristiche molto molto interessanti, che adesso andremo a vedere un pochino più nello specifico. Intanto, dando un'occhiata veloce al bundle che ho preso, abbiamo appunto la console che è completa, quindi ha tutta quanta la monolistica, il suo polistirolo, cavo di alimentazione, cavo video. Il mouse, indispensabile per una serie di lavori che si possono fare appunto con questa console, e un bundle di ben tre giochi. Allora, cominciamo. Ad una veloce occhiata, per quel che riguarda il contenuto, possiamo vedere che abbiamo, va bene, cavo di video, cavo di alimentazione, un corposo manuale in cui vengono spiegati un po' tutti quanti i vari procedimenti, fra cui anche l'utilizzo, che non avevo ben capito all'inizio che cosa servissero, di ben due cotton fioc allegati. Quando me li sono ritrovati in mano, avendo aperto la confezione, sinceramente la prima cosa che ho pensato è che fossero cascati dentro il proprietario. E invece, come si vede in alcune specifiche del manuale, servono alla manutenzione del reparto appunto stampante. E sempre per quel che riguarda il bando al cartaceo, c'è cioè le varie istruzioni, garanzie varie, un po' di pubblicità molto giapponesanti, chiamiamole così. Di vari giochi, foglietti, foglini, eccetera, eccetera, fino ad arrivare appunto alla console vera e propria. Dunque, parlando della console, abbiamo indubbiamente alcune cose che saltano all'occhio e che sono molto fuori dal nostro standard. Prima cosa, indubbiamente, la forma e il colore, anche se la luce non rende bene, siamo su un violaceo abbastanza scuro, un color uva intenso, e la forma è tutto tranne che classica di quella a cui siamo abituati noi con i vari Super Nintendo, Saturn, Dreamcast, eccetera, eccetera. È composta da una parte superiore dove abbiamo lo slot per le cartucce, il bottone eject più grande del mondo, si vede che avevano paura che non fosse visto bene. Tasto naturalmente reset, l'accensione dell'alimentazione, power on off. E poi dopo qui abbiamo la cosa interessante, sì, perché la cosa più bella secondo me di questa console è la possibilità di inserire una cartuccia e di stampare. Si può stampare quasi di tutto, diciamo, partendo da dei frame presi dalla televisione a una serie di cose preparate già nei giochi che si vengono ad acquistare. Purtroppo la cartuccia che ho io naturalmente è esaurita e mi dovrebbe arrivare molto presto, penso, mi sembra dal Giappone, penso fra un paio di settimane di poterla avere. Niente, in questa cartuccia che vedete qui ci va praticamente il rotolino di carta e il rotolino di colore e viene termostampata, mi sembra di aver letto, non sono molto sicuro. E abbiamo poi il tasto laterale per tagliare e il punto di uscita della stampa che praticamente è questa fessura, questo taglio che si vede qui. E la cosa interessante è che stampiamo tra virgolette quasi tutto quanto quello che vogliamo, ma oltretutto vengono stampati su carta adesiva, quindi praticamente adesiva, quindi praticamente ci stampiamo gli adesivi. E che cosa ancora? Proseguendo, qui abbiamo un'unica porta anteriore dove ci va o il control pad o il mouse. Poi abbiamo nella parte posteriore le classiche connessioni, quindi l'alimentazione e il cavo composito. Abbiamo anche, che sinceramente non lo avevo notato, il contrasto. Sì, ma guarda te. Ah, sarà interessante dopo utilizzarlo. Non ci avevo proprio fatto caso, lo noto adesso. Comunque, niente, proseguiamo e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare con questo apparecchino.
Dunque, per quel che riguarda le periferiche, come vi dicevo prima, il Loopy è dotato non soltanto di control pad, ma è dotato appunto anche di mouse. Questo è il control pad. Control pad mi piace molto, è fatto veramente molto bene. Un control pad onorevolissimo, diciamo che sul mercato c'è molto di peggio. Ha quattro tasti con il select. Il mouse, stesso discorso, un mouse classico a due bottoni con la pallina, quindi siamo in pieni anni 90. Infatti mi pare che il Loopy sia del 1995 e grazie a questo qui si poteva interagire in maniera molto più veloce e dinamica con i programmi per stampare. Per quel che riguarda il software in mio possesso, invece ho per ora soltanto tre giochi e se devo essere sincero non ho assolutamente idea di che cosa si tratti, anche se devo ammettere che le confezioni sono veramente bellissime, proprio classiche giapponese, ricordano un po' quelle del Super Famicom. E questo qui dai primi esperimenti che ho potuto fare sembra essere praticamente un Tamagotchi in cui ci dobbiamo prendere cure del nostro cagnolino. Questa è o è un'avventura grafica o un gioco di appuntamenti, cosa che andava veramente molto di moda per quel che riguarda appunto il Loopy. E infine c'è Peach Collection, che è indubbiamente la cosa più interessante, perché questa qui è una vera e propria raccolta di giochi e minigiochi e soprattutto una fonte notevole per potersi creare tanti adesivi. Ricordo che comunque, appunto, come dicevo prima, il Loopy è nato come console per le ragazze, quindi non ci troveremo mai degli Street Fighter o dei Fatal Fury. Una console quindi di nicchia nella nicchia, perché comunque sia è stato il primo vero e proprio esperimento mirato solo e soltanto ad un pubblico femminile. Allora, proseguiamo con la prova su strada. Le confezioni di giochi sono in ottime condizioni, sono complete, quindi manuali, manualetti, eccetera, eccetera, garanzie varie. Allora, vediamo un po' di che cosa si tratta, per ogni singolo gioco, almeno per quelli che ho in possesso io. Naturalmente, se qualcuno conosce questi giochi e conosce le traduzioni, è sempre ben accetto. Un aiuto per capire cosa sto facendo. Questa sembra appunto essere un'avventura grafica con una serie di scelte da selezionare. Beh, qui siamo praticamente di fronte a un programma di moda, oserei dire. Ok, prossimo gioco. Le animazioni e le grafiche giapponesi comunque sono sempre spettacolari, secondo me.
Ok, questo dovrebbe essere il simulatore di padrone di cane. La tiro un po' per le corte perché sennò penso di farvi addormentare. No, non chiedetemi assolutamente cosa sto facendo. Va bene, ok, direi conclusa la sezione test gaming. Ok, concludiamo qui la nostra esperienza con il Loopy, dove ribadisco il mio interesse per questa console perché è stata secondo me qualcosa di veramente fuori da tutti i canoni. E innanzitutto perché è stata studiata, inventata e creata apposta per un pubblico femminile, ma ancora di più per la spettacolare idea di implementarla con una piccola stampante con la quale si potevano appunto stampare gli adesivi dei nostri personaggi o adesivi presi da pacchetti contenuti nei vari giochi che venivano rilasciati. Io, come ho detto più di una volta, sarei stato felicissimo di avere una console come il Super Nintendo o il Mega Drive, dove nelle quali scocche fosse compresa appunto una stampante dove potevamo stampare i nostri personaggi preferiti come Mario o Sonic e via dicendo. Interessante fu l'esperimento di Nintendo con la Game Boy Printer, quindi la piccola stampante per la Game Boy corredata dalla sua webcam, ma qui indubbiamente siamo ad un altro livello. Addirittura concludo questo video con un accenno a un accessorio che si chiamava Magical Shop e non era nient'altro che una donna da inserire alla posta della cartuccia e ci permetteva di collegare a loop dei lettori DVD, per esempio, o anche dei VHS, in modo da poter creare nuovi adesivi da vari frame presi da quello che stava girando in quel momento sullo schermo. E niente, basta, non c'è nient'altro da aggiungere. Spero che la cosa possa essere stata interessante. Se è stata noiosa o di poco interesse, almeno spero di avervi fatto conoscere una console che non tutti quanti conoscevano. Ciao e grazie per l'attenzione.